A volte i primi baci risvegliano le principesse addormentate, annullano incantesimi e introducono il lieto fine. Il mio spezzò Bale. A 6 anni, Bale aveva dato fuoco a una casa. Era un paziente del Whittaker Psychiatric Institute, proprio come me, ed era anche il mio solo amico. Ma c'era, lui era, anche qualcosa di più. Gli diedi appuntamento in un posto dove potevamo stare soli, l'unico da cui non avremmo visto i cancelli di ferro che ci tenevano prigionieri. Ma i nostri baci avrebbero avuto un limite di tempo, quello necessario ai camici bianchi per accorgersi della nostra scomparsa. Bale si presentò all'incontro nell'angolo più buio del corridoio, esattamente come sapevo che avrebbe fatto. Lui sarebbe venuto con me ovunque. All'inizio fummo un po' goffi. Io avevo gli occhi aperti, lui non si era chinato abbastanza su di me, e poi non ci fu più niente di goffo. Le sue labbra erano calde e quel calore mi travolse. Sentii il cuore pulsarmi nelle orecchie. Mi sporsi verso di lui e avvertii il suo corpo contro il mio. Quando finalmente ci separammo, tornai a appoggiare il peso sui talloni, alzando gli occhi sul suo viso. Mi accorsi di sorridere. E io sorridevo davvero di rado. «Mi dispiace, Snow», mi disse guardandomi. Non capii. «Stava scherzando?» «È stato perfetto», dichiarai. Non ero un tipo sentimentale, ma non intendevo permettergli di prendere quella cosa alla leggera, per niente. Gli diedi una spintarella affettuosa. «Ora ho capito che cosa sei», continuò. Poi mi afferrò la mano e la strinse con un po' troppa forza. Bale, qualcosa mi schioccò nel palmo e un dolore acuto corse su per il polso e il braccio. Lanciai un grido, ma lui continuava a fissarmi, la presa e lo sguardo improvvisamente freddi e inflessibili. Per niente da principe. Ci vollero 3 infermieri per costringerlo a lasciarmi andare il polso, che in seguito seppi esserselo rotto in 2 punti. Mentre lo portavano via attraverso le finestre a doppi vetri del corridoio, notai che stava nevicando. Era maggio, troppo tardi per la neve, ma lì eravamo nella parte settentrionale dello stato di New York ed erano successe cose ben più strane. Questo è l'incipit di un libro che ho voluto proporti perché introduce comunque alla stagione invernale. Il libro in questione è La ladra di neve di Daniel Page della De Agostini al costo di €14,90. È un libro che richiama già all'inizio di una serie di incipit totalmente natalizi. In questo caso non c'è nulla di natalizio, ma c'è la neve, c'è il freddo, c'è l'avventura, c'è la passione, c'è l'amore, c'è di tutto. Questo è un concentrato di dolore, di forza, di avventura, di segreti, di suspense, di rivelazioni. È un libro che a me non era dispiaciuto, anzi, cercherò di lasciarti nelle schede il video di riferimento a quando l'ho recensito, a quando ti ho dato la mia opinione. E quindi come introduzione a una full immersion dedicata al Natale ho voluto proporti questo. Io, come al solito, ti lascio il link al libro sotto nelle schede se vuoi acquistarlo, se vuoi farti questo regalo. Ti mando un enorme, enorme bacione e ti do appuntamento al prossimo video, perché sì, stanno iniziando quelli natalizi. Quindi, a presto, ciao!